Tutto a posto. Semaforo. Partiti. Giallo. Matteo è quarto. Nona felice partenza. Vediamo già una moto che si sta fermando. Problema tecnico. Dovrebbe essere, se non vado errato, uscita dalla catena. Ora, intanto aspettiamo i piloti sul traguardo. Riconosciamo, se non vado errato, Elia Bartolini secondo. Ora li aspettiamo qui sul traguardo e vediamo subito. Bertelle, Bartolini, Patacca, Bonamici, Rocca, Giannotti, Gaggi, Di Vittori, Bianchi. È fermo Bianchi, Filippo, che riparte. Bonamici sta dietro. Ora, nulla è cambiato, vediamo sempre Bertelle, Bartolini, Patacca, Patacca in terza posizione che cerca di farsi sotto, siamo nella variante, e sempre Bertelle al comando con Bartolini a ruota e Patacca, Matteo che cerca di agganciarsi al duo di testa. Alle sue spalle abbiamo Bonamici che cerca di non perdere contatto con il trio al comando. Stiamo seguendo questa gara, sono nella parte centrale del percorso e sempre Bertelle al comando con Bartolini e Lia a ruota, poi Patacca, Bonamici, Rocca. Si è creato un terzetto al comando e sempre Bertelle, Bartolini e Patacca. Li stiamo seguendo, sono nella parte alta del tracciato, sempre Bertelle con Bartolini e Patacca in terza posizione. Ora entrano nel rettilineo variante ed eccoli qua ancora nuovamente davanti a noi, sempre Bertelle, Bartolini e Matteo Patacca. Tranquillamente al comando cerca di allungare Bertelle onde evitare sorprese, mentre alle sue spalle si accende il duello fra Bartolini e Matteo Patacca. Ed ecco il sorpasso di Matteo nei confronti di Bartolini, ora Matteo è secondo, terzo Elia Bartolini. Ora questa gara sta vivendo sulla rincorsa di Matteo Patacca che cercherà di raggiungere Bertelle. C'è stato un tentativo di sorpasso di Bartolini ai danni di Matteo, chiude bene Matteo, è sempre secondo mentre allunga Bertelle Matteo al comando. Sono alla variante. Ed eccoli qui davanti sul traguardo, è sempre al comando Matteo Bertelle che cerca di allungare per evitare sorprese. Alle sue spalle lotta fra Matteo Patacca e Elia Bartolini per la seconda posizione. Li stiamo seguendo. In alcuni punti incrementa il proprio vantaggio Bertelle, ma non demorde Matteo Patacca che intravede nel mirino Bertelle e Matteo.
tre giri al termine. Ormai le posizioni sembrano ormai delineate, con Bertelle e Matteo al comando. In seconda posizione il numero 88 Matteo Patacca, terzo Bartolini Elia, quarto Bonamici, quinto Rocca, sesto Giannotti, settimo Gaggi, ottavo Di Vittori, nono Bianchi. Questo è a pochi giri dal termine la situazione. Ormai le posizioni sembrano delineate, non so se in questi due giri che mancano al termine Matteo Patacca riuscirà ad agguantare Matteo Bertelle. Li stiamo seguendo nella parte centrale del percorso e sempre al comando Matteo Bertelle. Alle sue spalle abbiamo Matteo Patacca in terza posizione, Bartolini Elia. Ormai scivola Matteo Patacca, è scivolato. Matteo Patacca è scivolato, ha perso una posizione quando ormai siamo all'ultimo giro. Quando ormai siamo all'ultimo giro, una scivolata innocua di Matteo Patacca gli fa perdere la posizione. Ora viaggia in quarta posizione. Ed ecco che la bandiera scacchi è pronta per salutare la vittoria di Bertelle e Matteo. Eccolo, Bertelle e Matteo, secondo Elia Bartolini, terzo Bonamici Simone, quarto Matteo Patacca, quinto Rocca, sesto Giannotti, settimo Gaggi. Siamo sul terzo Bonamici Simone. Secondo classificato Elia Bartolini. Vincitore della categoria Junior B, Bertelle Matteo. Ecco, se il tempo è pronto dalla presa di F a ritirare il premio della casa costruttrice della Mimoto che ha vinto la gara oggi. Eccolo. Bravi! Foto Canetti. Ho vinto questa gara, è andata abbastanza bene la partenza. Ho cercato di allungare, ma i primi giri non ci sono riuscito, però dopo a fine gara ho un pochino allungato. E dai, ringrazio Luca, Ilario, Ivan e tutti, e Sassone che mi ha spiegato un po' di traiettorie e basta. Okay. Ciao, mi chiamo Elia Bartolini e oggi la gara è andata molto bene. E ringrazio Sassi e tutto il team SG e quelli che mi tifano e la mia famiglia. E la gara è andata bene e sono partito molto bene, terzo, però dopo Mao mi ha superato. Mi dispiace che Mao è cascato e voglio ringraziare Danilo, mamma, papà e tutti quelli che mi hanno seguito. No, la partenza non è andata molto bene, solo che ho provato a sorpassare qualcuno e ci sono riuscito. Mi sono ritrovato secondo, però mentre cercavo di riprendere Matteo Bertelle non ci sono riuscito e mi è partito il davanti e così è chiuso la gara.